Io sono Olga, sono una cagnolona meticcia luposa, dolcissima, ubbidientissima e sono la migliore amica di Oriella Dorella. Olga è stata trovata da mio figlio Moisés legata a un guardrail, piccolissima, in una caldissima giornata di agosto. Lui l'ha infilata nella maglietta e se l'è portata a casa. E nella casa è entrato un nuovo meraviglioso amore. 35 kg d'amore, direi. A Olga innanzitutto piace mangiare i biscotti, per cui riesce a ingurgitarne una dose industriale. E poi col fatto che ogni biscotto mi dà la zampa e mi dà un bacio, riesce a farne fare una scatola in un pomeriggio. Lei adora i guanti, va in giro per strada coi guanti, non c'è niente da fare. Ma è capace di tenerlo in bocca un giorno, eh? Non sono molte le cose che ci accomunano, perché Olga è molto paziente e io molto poco. Forse il piacere di stare in casa. Olga, vieni, guarda la tua copertina. Vieni su con la mamma. Brava Olga, con la copertina. Olga è una cagnolona molto buona, molto ubbidiente, però in questo devo anche ringraziare mio figlio, che è un educatore cinofilo. Vieni qua vicino a me. Allora, si può portare bene con la mamma, eh? Sì, lei è molto brava. Olga mi trasmette molta serenità perché è un cane tranquillo, affettuosa, e poi mi ascolta, io le parlo e lei mi guarda e io sono convinta che mi capisca e sono tutta contenta, per cui è l'amica ideale. Le parlo di politica, commento quello che succede. Cosa ne pensi della politica, Olga? Come vedi questi nuovi accadimenti? Ciao Michela, grazie di avermi dato questa possibilità di parlare con voi. Ricordiamoci sempre che quando si prende un cane bisogna amarlo, bisogna essere dediti a loro come si fa coi figli. Il cane è quasi un figlio. Io vi mando un grande bacio e spero di trovarvi in giro con tanti animali.